il Natale del Signore e anche in questo giorno vogliamo raccoglierci ed essere uniti con un breve momento di preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Parola del Signore. Il nostro percorso in cerca di luce finalmente è approdato. È approdato al Natale, non poteva che essere così, la festa della luce, la festa cioè di Gesù che si manifesta al mondo, si fa vedere. Ed è luce, luce perché nelle tenebre del nostro cammino, tenebre che vuol dire non soltanto la piccolezza, la mediocrità, il buio dei nostri peccati, ma anche le tenebre del disorientamento in cui vive l'umanità, soprattutto in questo momento particolare di pandemia, vuol dire anche talvolta i dubbi che ci assalgono riguardo alla nostra vita, all'esistenza, magari alle domande, quelle domande che ogni tanto si affacciano e che noi mettiamo sempre in un angolino da parte. Ecco, il Signore viene a illuminare, a dare luce, ed è particolare quel segno, ci ha detto l'angelo, e la gloria del Signore ci avvolge attraverso questo segno, il segno di un bambino. Sì, perché il bambino è quanto di più semplice ci possa essere nell'umanità, ma al tempo stesso quanto di più meraviglioso ci possa essere. La nascita di un bambino è sempre una cosa naturale, semplice, ma al tempo stesso meravigliosa, incredibile. Si avvolge sempre di una luce particolare. Una luce perché vede davvero la concomitanza di un desiderio, di un amore di due genitori e vede l'intervento di Dio che disegna, dipinge, che plasma una nuova creatura. E anche in quel bambino, in quel particolare bambino, c'è tutta la sacralità di una vita nuova, ma davvero qui di una pagina nuova della vita, cioè della vita dell'umanità. Cioè questo bambino è il Redentore, colui che viene nella concretezza della vita, quella concretezza che il presepe ci manifesta, viene a redimerci, cioè a riscattarci, viene a pagare per noi, viene per liberarci dalle catene, dalla schiavitù, che non è un discorso metaforico, ma al contrario dice con chiarezza e con concretezza la nostra condizione. Talvolta noi stessi, da soli, riusciamo a incatenarci, riusciamo a imprigionarci all'interno di certi nostri ragionamenti, di certe nostre considerazioni o addirittura della nostra supponenza o del nostro egoismo. Sì, ci facciamo incatenare e rinchiudere e magari poi gridiamo rabbiosamente perché? Perché non siamo liberi, non ci sentiamo liberi. Ebbene, il Signore viene con la sua luce, lo abbiamo cercato, abbiamo gridato dal profondo del nostro cuore e lui risponde, eccolo, è questo bambino, questo virgulto nuovo di umanità,
questa novità che viene a dare un volto nuovo alla nostra vita, perché viene per riscattarci. Abbiamo preparato il presepe in questi giorni. Ebbene, oggi questo bambino ci dice: guarda, io ti ho preparato una nuova dimora. Vieni, ti accolgo e ti rendo libero. Accogliamo quindi l'invito del Signore a vivere il suo Natale, che diventa il nostro Natale, e accogliamo la dolcezza, la tenerezza di questo momento che diventa per noi forza e impegno per riprendere il cammino con rinnovato vigore, con novità di vita. È l'augurio che ci facciamo, l'augurio quest'anno particolare di un buon Natale. Preghiamo con la Chiesa. Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie a Dio. Buon Natale a tutti.